Il miracolo eucaristico dell'ostia incarnata di Alatri, orma di Dio nella storia. Così ne parla Don Giuseppe Capone nel suo libro dedicato all'ostia incarnata. E Monsignor Ambrogio Costantini nel suo opuscolo sulla rievocazione del miracolo eucaristico dell'ostia incarnata del 750° anniversario lo definisce un miracolo che non ha avuto risonanza adeguata al suo indiscutibile valore, un tesoro dei poveri, e auspica una sede degna ed un programma di celebrazioni e manifestazioni destinate a renderci buona testimonianza del miracolo anche presso le generazioni future. Tutta la storia del miracolo dell'ostia incarnata è basata sulla bolla Fraternitatis Tuae di Papa Gregorio IX del 1228, il documento che racconta quanto è accaduto ad Alatri tra la fine del 1227 e gli inizi del 1228. Il Sommo Pontefice prende le mosse da una lettera con la quale il vescovo di Alatri, Giovanni, lo informa di ciò che è accaduto e gli chiede istruzioni in merito. Il Papa mostra di non avere dubbi sull'autenticità dell'episodio e tratta l'argomento con estrema serietà, ma anche con l'atteggiamento di un padre premuroso. E la sua lettera diventa un mandatum, perché trasmette un ordine, è sigillato infatti con filo di canapa, come era uso all'epoca. Alcuni brani della bolla. Abbiamo ricevuto la tua lettera, fratello carissimo, che ci informava come una certa giovane, suggestionata dal cattivo consiglio di una malefica donna, dopo di aver ricevuto dalle mani del sacerdote il corpo sacratissimo di Cristo, lo trattenne in bocca fino a quando, colta l'occasione favorevole, lo nascose e legò in un panno, dove dopo 3 giorni ritrovò lo stesso corpo che aveva ricevuto in forma di pane, trasformato in carne, come tuttora chiaramente appare a chi lo osserva. L'esistenza di una fonte autorevole quale la bolla di Gregorio IX inserisce a pieno titolo il miracolo di Alatri tra i più antichi prodigi eucaristici storicamente documentati. Successivamente si ha notizia dell'ostia incarnata nel 1519, anno in cui la reliquia appare in un antico catalogo della chiesa cattedrale di Alatri. Una ulteriore testimonianza viene fornita da un successivo inventario redatto il 23 maggio 1584 dal vescovo Ignazio Danti. Attualmente, la reliquia dell'ostia incarnata si presenta con le fattezze di un piccolo pezzo di carne dall'aspetto omogeneo e di colore brunastro, riposto dentro un piccolo cilindro di cristallo nel quale è da sempre conservata. Nel 1997 venne inaugurata solennemente da Monsignor Luigi Belloli, vescovo di Alatri, un'apposita cappella per la sistemazione e la venerazione della prodigiosa reliquia, realizzata dall'allora parroco della cattedrale Monsignor Alberto Ponzi. Il miracolo eucaristico di Alatri viene rievocato il 13 marzo di ogni anno con una solenne celebrazione presieduta dal vescovo diocesano. Nello stesso anno 1997 si realizzò l'idea del maestro Antonio Dantò di dare risalto anche musicalmente al miracolo. Infatti, per quell'occasione, egli compose 2 inni in ricordo del miracolo di Alatri, uno in polifonia e in latino, il Celi Canunt, e l'altro popolare in italiano, l'inno del miracolo dell'ostia incarnata, quasi come una canzone narrata da un cantastorie e dal popolo insieme. Entrambi gli inni hanno un testo redatto da Monsignor Ambrogio Costantini. Dal 2004 la rassegna di musica sacra corale ha assunto l'attuale forma e viene stabilmente organizzata dall'Associazione Culturale Coro Ernico di Alatri con il contributo ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Alatri Assessorato alla Cultura e della Diocesi di Anagni-Alatri con la Parrocchia della Chiesa Cattedrale di Alatri.
Dal 2008 le celebrazioni si arricchiscono di mostre e convegni. Dal 2009 prende l'avvio un concorso nazionale di fotografia con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il miracolo eucaristico dell'ostia incarnata di Alatri anche attraverso quest'arte. Il concorso, negli anni successivi, viene integrato dalla sezione del fumetto, rivolto in particolare alle scuole di ogni ordine e grado. E proprio con la partecipazione delle scuole medie di Alatri e Tecchiena, orchestra e coro giovanili, viene realizzata una ulteriore novità. I giovani studenti concludono diverse edizioni della rassegna di musica sacra suonando ed intonando l'inno popolare del miracolo eucaristico dell'ostia incarnata di Alatri, con musica del maestro Antonio D'Antò su testo di Monsignor Ambrogio Costantini. Un momento di intensa partecipazione e commozione.